esperienze lavorative in Italia e all'estero. L'offerta è finanziata dalla Regione Abruzzo, che mette a disposizione 300 voucher suddivisi tra borse di lavoro e di ricerca per un ammontare di 2 milioni di euro ottenuti tramite il Fondo Sociale Europeo. Intanto c'è un sito apposito per poter accedere a questi progetti, per presentare il proprio progetto. Sono dei voucher, appunto, che sono 130 voucher per il lavoro, per progetti di lavoro in Italia, fuori regione, ma anche all'estero, all'interno dell'Unione Europea, e poi ci sono altre borse lavoro e borse di studio per progetti che riguardano l'innovazione all'interno di imprese abruzzesi. L'importante, come dire, è che il ragazzo abbia un diploma, abbia una laurea e sia residente in Abruzzo. Diciamo sono 300 possibilità di studio e di lavoro, o di lavoro o di studio on the job, come si dice, per come dire, garantire non solo percorsi di occupabilità, ma anche per aiutare le imprese a sviluppare percorsi diversi da quelli tradizionali. La durata delle esperienze lavorative potrà variare da 30 a 60 giorni. Tutti i costi, quali viaggio e alloggi, saranno coperti completamente dal voucher. Sono messi a disposizione 3.500 euro al mese. A fare richiesta potranno essere giovani e professionisti delle quattro province abruzzesi e ovviamente anche le aziende interessate a partecipare all'iniziativa. La scadenza del bando è fissata per il 2 marzo e le richieste possono essere inoltrate tramite il sito della Regione Abruzzo. Su Filabruzzo ci sono tutti i link, diciamo, che riguardano il progetto più ricerca, più innovazione. Anche le imprese devono aderire attraverso il sito.